Quando ci siamo messi a seguire come Rete delle Donne, sotto l'egida della Cassa delle Donne di Femmina TV, un movimento che cerca trasversale, assolutamente trasversale, che cerca di ottenere dei risultati per arrivare ai diritti paritari, ci siamo resi conto che la battaglia era dura da portare avanti per un semplice motivo, perché le donne non avevano una voce unica, ognuna combatteva con i mezzi che aveva, ma in realtà questa unione forte di donne che in tutta la Calabria possono lavorare insieme per ottenere dei risultati paritari, quindi delle scelte che a livello civile sono obbligate, si potrebbe dire, ci siamo resi conto che questa voce unica andava creata. L'abbiamo costituita già con la Cassa delle Donne, però gli argomenti sono tantissimi, tant'è che spesso scherziamo, diciamo, non possiamo perdere tanto tempo con la doppia preferenza, quindi per favore che il Consiglio arrivi immediatamente ad approvare la legge. Certo, siamo spaventate dal fatto che ci sono stati dei movimenti tali per cui tutto si è rallentato. Per sintetizzare, la proposta 31 non è stata approvata, è stata rinviata. Dopodiché in seno ai capigruppo si è deciso di costituire una commissione che inserisca, tra le altre cose, che lavori alla nuova norma elettorale regionale che deve essere cambiata secondo le statuizioni nazionali, ma all'interno della quale inserire anche la doppia preferenza. È un ulteriore passo avanti in termini temporali che ci spaventa, ma relativamente al quale noi abbiamo fiducia rispetto alle nostre istituzioni che ci rappresentano, anche perché credo che le istituzioni stesse abbiano compreso, e per istituzioni intendiamo ogni singolo consigliere regionale, abbiano compreso che c'è una strada che si sta percorrendo e per la quale non si può più tornare indietro, che è quella dell'approvazione della doppia preferenza di genere. Una doppia preferenza che non deve essere vista come il timore scranni del Parlamento regionale che vanno tolti agli uomini, ma in realtà un lavoro d'insieme fatto, immagino questo sia la finalità di tutti, per arrivare a far evolvere la nostra Calabria. Se lo stereotipo contro il quale noi combattiamo, tra le altre cose, è lo stereotipo della Calabria retrograda, questo non deve essere altro che un simbolo di un immediato scatto in avanti per rendere la doppia preferenza di genere immediatamente accoglibile, immediatamente applicabile. E questo non può avvenire se non in tempi strettissimi. Questi tempi stretti sono altrettanto quelli della Rete delle Amministratrici, che se devono cominciare a combattere non solo per la doppia preferenza ma per tutte quelle che sono le esigenze paritarie nella nostra regione, devono avere una voce unica. Quindi l'appello è rivolto a tutte le donne che sono nelle pubbliche amministrazioni, che vogliono entrare nelle pubbliche amministrazioni, che sono già state nelle pubbliche amministrazioni, per lavorare ad un empowerment femminile nella politica e nella dirigenza delle istituzioni pubbliche, per avere appunto questa voce unica. Va bene, oggi siamo qui a Catanzaro perché abbiamo ritenuto che la tappa sulla Calabria non è ancora terminata in relazione all'esigenza di risollecitare il Consiglio regionale a che si riporti la legge in discussione sulla doppia preferenza di genere. Oggi lo faremo qui con il numero di amministratrici presenti in Calabria, ma non solo, perché diciamo, la questione non riguarda semplicemente chi al momento svolge una funzione consiliare piuttosto che d'amministrazione, ma chi sarebbe intenzionata a farlo anche per la Regione Calabria e nella, diciamo così, esigenza di adeguare una legge potrebbe poi trovarsi dentro in una fase successiva. La Calabria non è ancora al passo con le altre regioni italiane relativamente alla legge sulla doppia preferenza di genere, sono residuate oramai poche regioni nell'adozione, stiamo chiedendo da diversi mesi che questa legge sia adottata, anche perché qualora non dovesse essere adottata si andrà a votare con una legge incostituzionale. Credo che questa cosa non convenga nessuno, non conviene a questi consiglieri regionali che sarebbero poi eventualmente loro malgrado anche vittime di successivi ricorsi. Allora, l'iniziativa di oggi è molto importante perché promuove come Casa delle Donne di Femmina TV tutta una mole di progetti di cooperazione di buone prassi per le amministratrici, per le ex amministratrici, ma anche per le future amministratrici, a livello di buone prassi, di scambio di informazioni
di tutto quello che è necessario a livello di tematiche delle pari opportunità, tematiche divulgative, tematiche anche a livello politico, sociale e culturale, che non si limitano a convegni, a passerelle che oramai lasciano il tempo che trovano. Serve concretezza, servono mozioni, interrogazioni, atti consiliari, regionali, anche legislativi. Lo dimostra anche la nostra battaglia per la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale, che è stata vittima della politica del rinvio del legislatore regionale, e noi dobbiamo riprenderla in qualche modo. Io ho scritto una legge di proposta di legge elettorale che contempli la doppia preferenza di genere da far approvare ai consigli comunali. Ritorniamo sui territori, sensibilizziamo su queste tematiche e non lasciamo che degli uomini eletti chiusi in una stanza decidano anche del corso dei diritti delle donne anche in sede elettorale. È il momento della rappresentanza di tutte le donne.